Quello che state ascoltando è uno strumento che viene reputato come il primo sintetizzatore di suoni della storia degli strumenti musicali elettronici. È stato brevettato nel 1878 dall'inventore americano Elisha Gray noto nella storia delle telecomunicazioni per essere stato uno dei pretendenti all'invenzione del telefono. Tra il 1871 ed il 1876, tre inventori di tre nazionalità diverse si contesero il diritto di essere stati gli inventori di questo sistema di comunicazione, l'inglese Alexander Graham Bell, l'italiano Antonio Meucci e l'americano Elisha Gray. Anche Gray, come Meucci, perse tutte le cause nei confronti di Bell. Solo per curiosità storica diciamo che il Congresso degli Stati Uniti, nel 2002, ha riconosciuto Antonio Meucci ufficialmente come l'inventore del telefono. Elisha Gray però passerà alla storia degli strumenti musicali elettronici perché fu il primo ad intuire che lungo il filo telefonico, considerando che la voce è alla fin fine un suono, Oltre a questa potevano essere trasmesse delle frequenze modulate secondo la scala musicale, generate da una tastiera che forse per prima poteva essere chiamata elettronica e quindi far suonare a distanza un trasduttore in grado di recepire quelle frequenze. Nel 1876 brevettò il Musical Telegraph o Electro Harmonic Telegraph, che è l'apparecchio di cui parleremo in questo filmato. Diciamo subito che lo spezzone che avete visto è stato assemblato al solo scopo di far capire quale poteva essere in linea di massima un risultato dell'uso di questo strumento. In realtà lo strumento non era in grado di suonare da solo. Esso, avendo degli oscillatori che, come vedremo, erano costituiti da delle bobine elettromagnetiche che facevano vibrare delle lame d'acciaio, chiamate ance, emetteva dei ronzii molto simili a quelli dei moderni relay elettromagnetici. Ai capi degli oscillatori veniva però recuperata una corrente oscillante a varie frequenze che, tramite filo di rame, poteva far suonare, in altri ambienti, dispositivi amplificatori che trasducevano ciò che l'esecutore stava suonando alla tastiera. I trasduttori perciò dovevano essere remoti. Grace sfrutterà le linee telefoniche per dimostrare la validità del suo strumento a chilometri di distanza, come vedremo. Vedremo anche come lui stesso inventerà diversi trasduttori per ottenere l'amplificazione e l'emissione di suoni più o meno piacevoli. Diciamo subito che quello che avete ascoltato è un suono sintetizzato, ipotizzato dagli studi del professor Roderick Knight, del conservatorio di Oberlin, Ohio, Stati Uniti. Knight ha avuto la fortuna di poter accedere alla collezione delle invenzioni di Gray conservate presso il National Museum of American History, uno dei musei della Smithsonian Institution, anche se solo per studiarli ma non per suonarli. Con molta pazienza ha ricostruito dei prototipi sugli originali progetti di Gray e ha provato a ricostruirne i suoni. Ma veniamo alla storia dello strumento. Secondo la leggenda, Gray è stato ispirato a studiare gli effetti elettroacustici dopo aver visto suo nipote suonare con una particolare attrezzatura di suo zio. Il ragazzo aveva collegato a sé un'estremità di una batteria e l'altra a una vasca da bagno. Strofinando la mano sulla superficie della vasca creava un ronzio la cui altezza era proporzionale alla corrente elettrica che riusciva a far passare. In sostanza questo esperimento dimostrava che la frequenza di una corrente elettrica poteva essere modulata per emettere suoni di diverse altezze e quindi generare musica. Costruì perciò un primo oscillatore, in cui una lama di acciaio posta tra bobine elettromagnetiche faceva da ancia e secondo come era costruita poteva essere impostata per oscillare a diverse frequenze previste per generare note. La corrente, raccolta all'uscita dell'oscillatore, Poteva perciò essere trasmessa via cavo ad un dispositivo che ne amplificava il suono ed essere ascoltato come nota musicale. Inventò perciò diversi trasduttori di questo tipo, che per la prima volta nella storia della riproduzione elettronica dei suoni potevano essere chiamati altoparlanti. Furono diversi i dispositivi da lui inventati. Un primo esemplare, il più rudimentale, prevedeva che dei magneti, pilotati dalle frequenze prodotte dall'oscillatore, facessero oscillare il fondo di una comune bacinella metallica. L'oggetto che ottenne aveva una particolare somiglianza con gli altoparlanti moderni. Un secondo trasduttore prevedeva che, sempre dei magneti, agissero su una lamina incollata su una normale cassa acustica di legno ispirata a quella degli strumenti ad arco, che in tal modo doveva dare un suono più morbido. Un terzo prevedeva che dei magneti mettessero in risonanza delle canne di legno molto simili a quelle di un organo a canne, sistema adottato per le prime dimostrazioni pubbliche dell'invenzione. Le canne erano di diversa lunghezza, ed unite assieme da una lama di acciaio che vibrava all'arrivo della corrente generata dagli oscillatori. Ogni canna perciò amplificava il suono corrispondente alla sua frequenza di risonanza. Considerando che la tastiera da lui inventata assemblando più oscillatori di per sé era rumorosa, era impossibile che tastiera e sistema di riproduzione potessero trovarsi nello stesso ambiente. Gli unici esperimenti pubblici di questo particolare strumento infatti furono eseguiti a distanza, anzi a notevole distanza. Elisha Gray diede la prima dimostrazione pubblica della sua invenzione, per la trasmissione di toni musicali, alla Presbyterian Church di Island Park. Illinois, il 29 dicembre 1874, e trasmise melodie familiari attraverso il filo del telegrafo, secondo quanto riportato da un quotidiano. Usò per la prima volta il risuonatore a canne di legno poggiato su un pianoforte la cui cassa ne amplificava ulteriormente il suono. Il 2 aprile 1877, Elisha Gray organizzò un concerto telefonico alla Steinway Hall di New York. Suonando in remoto dall'ufficio della Western Union a Filadelfia, il famoso pianista Frederick Boscovitz si esibì sulla versione a 16 note del musical Telegraph davanti allo stupefatto pubblico di New York. Il ricevitore della Steinway Hall era costituito da 16 tubi di legno cavi risonanti, lunghi da 6 pollici a due piedi, fatti oscillare da un elettromagnete ricevitore. L'intero dispositivo era montato su un pianoforte a coda per risuonare ulteriormente e colorare il tono ronzante dello strumento elettronico. Gray portò lo strumento in tour con sé nel Regno Unito nel 1874, trasmettendo toni musicali su una distanza di 200 miglia o più. Gray costruì diversi modelli di oscillatori, da un primo esemplare che prevedeva di far oscillare lancia tra i campi magnetici prodotti da quattro bobine contrapposte. Il funzionamento era relativamente semplice. Premendo un tasto di una tastiera si chiudeva il circuito elettrico di alimentazione delle bobine. Questo provocava l'oscillazione dell'ancia che, toccando determinati contatti a fine corsa, determinava il passaggio della corrente dalle bobine di destra a quelle di sinistra e viceversa. L'ancia, così, oscillava ad una frequenza che dipendeva principalmente dalla sua massa. All'uscita del circuito veniva quindi raccolta una corrente che oscillava alla stessa frequenza e che, trasmessa ad un trasduttore, permetteva di riprodurre la nota musicale corrispondente. Con questo sistema, costruì nel 1876 un primo modello di musical or harmonic telegraph, uno strumento di solo otto note i cui tasti neri erano semplicemente dipinti per simulare una tastiera cromatica di una ottava. Nel tempo gli oscillatori furono semplificati fino alla costruzione del due ottave, il più grande strumento costruito da Gray. In esso una sola bobina era in grado di mettere in oscillazione fino a tre ance che, come detto, oscillavano su frequenze diverse secondo come erano costruite. Il musical telegraph chiamato anche Electroharmonic Telegraph, è considerato il primo sintetizzatore di suoni della storia delle tastiere elettroniche. Anche se il suo suono non fu del tutto gradito, sicuramente le sue invenzioni permisero di rendersi conto di come l'elettromagnetismo potesse contribuire ad ampliare le possibilità di ottenere nuovi timbri e nuove sonorità nell'ambito musicale. Inoltre, le sue ricerche furono determinanti nell'invenzione dei primi strumenti di trasduzione del suono da frequenze elettromagnetiche se considerate che i moderni altoparlanti funzionano tenendo conto proprio di quei primi prototipi.